perché l'uso delle fonti? Allora, abbiamo cercato di coniugare diverse esigenze. Innanzitutto, l'uso delle fonti è un nucleo tematico della disciplina storia, e poi l'uso delle fonti è anche il nodo formativo per la didattizzazione del questo importante obiettivo, che troviamo anche nelle indicazioni nazionali come obiettivo di apprendimento, assieme all'organizzazione delle informazioni, agli strumenti concettuali e alla produzione scritta e orale. E inoltre dobbiamo tenere conto che l'uso delle fonti ha una grande valenza per essere un obiettivo interdisciplinare, che coniuga quindi una didattica appunto a scavalco con l'italiano e con la geografia. Da dove siamo partiti nel laboratorio? Innanzitutto cercare di condividere perché è importante l'uso delle fonti all'interno di un laboratorio storico. Che cosa documentano le fonti? Quali sono le tipologie di fonte? Come utilizzare le fonti in classe? E poi ancora, se le fonti le cercassero gli allievi all'interno del laboratorio storico. E da questa prima condivisione all'interno del laboratorio abbiamo cercato di vedere quali sono i processi che mobilita questo importante nodo formativo. E allora, scegliere le fonti, individuare le fonti, confrontare le fonti, schedare le fonti, coordinarsi e collaborare all'interno della classe con i propri compagni, quindi organizzare anche dei lavori di gruppo. E attraverso appunto l'individuazione dei processi, gli insegnanti divisi in gruppo hanno collocato questi processi all'interno delle componenti delle competenze, sia a livello appunto delle varie componenti e anche per i livelli dell'apprendimento. L'ultima parte del laboratorio è stata un lavoro di gruppo sempre, nel quale i docenti, con una competenza attesa che era stata loro fornita dai conduttori del laboratorio, dovevano appunto costruire un percorso formativo per gli allievi, una lezione, e indicare quali sono anche gli indicatori per la valutazione, il tipo delle attività proposte e la metodologia che si voleva seguire per cercare appunto di lavorare con l'uso delle fonti. Alla fine appunto il laboratorio è stato molto interessante, perché ad esempio per la componente metacognitiva si è detto che l'uso delle fonti è interessante non solo appunto per lavorare con i materiali, ma anche per la conoscenza della storia di ognuno di noi e della storia del luogo dove ognuno di noi è nato e vive.